Allora, primo punto di questa parte pratica. Le scritture non sono parola di Dio direttamente. La Bibbia non è parola di Dio direttamente. State attenti. È sviante quelli che dicono la Bibbia è parola di Dio. È sviante quelli che dicono le scritture sono parola di Dio. Un vero cattolico non passa attraverso queste definizioni che rischiano molto fondamentalismo. Un vero cattolico, come dice la Dei Verbum, divine scritture, verbum Dei continent, contengono la parola di Dio. C'è differenza tra sono direttamente e contengono. Se fossero direttamente parola di Dio, basta leggere un brano, parola di Dio, e fare come i fondamentalisti cristiani. È così. La creazione in 7 giorni. Il Vangelo dice così, tutto alla lettera. Mentre invece contengono significa che dobbiamo trovarla. Dobbiamo scoprirla. Attraverso operazioni umane, perché il testo resta un testo scritto in modo umano e da autori umani, ma che contiene la forza dello Spirito e contiene la parola di Dio. E allora cosa fare per fare un incontro con la Bibbia, con le scritture, ma incontrando la parola di Dio e in definitiva incontrando Gesù Cristo? Prima di tutto, ciò che è essenziale è la celebrazione della Divina Liturgia Eucaristica. Nella Divina Liturgia Eucaristica la parola risuona, attenzione, risuona, perché vengono lette le scritture, ma siccome è un'assemblea raccolta dallo Spirito Santo e che lo ha invocato ed è munita della forza e del crisma dello Spirito Santo dato nell'unzione messianica, un popolo è abilitato allora a ascoltare la lettura, discernendo in essa la parola, discernendo in essa la parola. Quando alla fine di ogni lettura il lettore autorizzato, dico autorizzato nel senso pieno, come lo dice l'Apocalisse nel prologo, dice parola del Signore, non è che lo sta scritto direttamente parola del Signore, lo sta scritto e proclamato e deve raggiungere il cuore dove deve diventare parola del Signore grazie all'ascolto e all'accoglienza che ogni cristiano fa. E proprio perché questo tragitto avvenga, ecco la predicazione del predicatore autorizzato, il quale fa sì che ciò che può essere lettera morta, lettera che uccide, diventi parola di Dio nei nostri cuori.